Bentrovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Un'ondata di maltempo sta investendo dalla scorsa notte la regione Campania, con forti rovesci, temporaleschi e allagamenti. Situazioni di allarme si sono vissute nel Casertano, nell'Alta Irpinia e nel Salernitano, dove i temporali hanno creato non pochi problemi ad automobilisti e cittadini. Problemi anche nelle isole del Golfo, in particolar modo ad Ischia, dove nella mattinata c'è stato un forte temporale. La Protezione Civile ieri aveva diramato un bollettino di allerta arancione che aveva portato numerose amministrazioni comunali, anche quella di Pozzuoli, a chiudere le scuole di ogni ordine e grado, cimiteri e parchi pubblici. E in una giornata scandita da pioggia e disagi si aggiunge anche lo sciopero della metropolitana, del bus e dei tram. A Napoli poi anche uno sciopero proclamato prima di quello nazionale e solo per la linea 1 della metropolitana di Napoli, organizzato dalla UIL, che ha creato non pochi problemi ai pendolari da e per Piazza Garibaldi. È stato inaugurato nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli il Mediterranean Wine Art Fest, il festival delle eccellenze e degli scambi economici culturali per un Mediterraneo di pace. Agroalimentare, agritech, enogastronomia, turismo esperienziale, stili di vita, innovazione ed economia circolare. Questo evento esclusivo proporrà le eccellenze enologiche ed enogastronomiche con un legame stretto e storico, nonché culturale, con il territorio. Soddisfatto il patron Egidio Gervasio. Parleremo con tutta una serie di persone importanti, di personalità, esperti, professori universitari, docenti che ci aiuteranno a comprendere meglio le nostre eccellenze. E come promuoverle e soprattutto dare un disegno di maggiore attenzione, promozione e vitalità rispetto a queste cose che sono parte integrante del nostro patrimonio culturale, del nostro territorio. 25 talk e incontri con importanti personalità, 4 punti enogastronomici, 9 masterclass e degustazioni, 3 serate spettacoli. Con il Wine Art Fest e la presenza di oltre 40 cantine nei giardini di San Domenico. Non mancheranno anche 9 presentazioni di libri e 15 spazi per l'arte. Presenti al taglio del nastro gli assessori comunali e regionali Armato e Caputo. C'è un'esposizione significativa di tanti vitigni, di tanti prodotti enologici ma anche enogastronomici importanti, e questo complesso monumentale, che è veramente una delle più belle e straordinarie località, location della nostra città, dà la giusta cornice a questa manifestazione che attira tanti da tutto il mondo. Ci sono tante delegazioni di altri paesi e soprattutto ci sono gli espositori che naturalmente e giustamente mettono in mostra i loro prodotti. Sono iniziative importanti per valorizzare le nostre produzioni agroalimentari, il vino in particolare, che è il testimonial del nostro sistema agroalimentare. Noi stiamo facendo un'operazione di branding sulla nostra regione e queste iniziative aiutano a rafforzare questo concetto. Il mondo intero ci deve conoscere come produttori di vino, ma anche di prodotti alimentari di qualità, che non solo devono sono buoni, ma che fanno anche bene alla salute. Intorno a questo concetto di funzionalità alla salute stiamo anche lavorando per rafforzare la nostra immagine sui mercati esteri. Dopo 5 anni dal 2017 il Circolo Canottieri e il Golfo di Napoli si riappropriano dei campioni italiani della motonautica. Domenica 18 settembre si corre la tappa partenopea dei tricolori per le categorie Offshore 5000, Endurance S450, Touring Cup e Honda Offshore, queste ultime due assolute novità per Napoli. Sabato 17 settembre le prove ufficiali, tra i protagonisti anche il pluricampione italiano, il napoletano Diego Testa, in coppia con l'altro napoletano di Monte di Procida, Cristian Spatola. Il percorso è stato tutto fatto tra il Molo San Vincenzo e il Castel dell'Ovo, quindi è fruibile su tutta la scogliera, anche specialmente per le famiglie che hanno la possibilità di assistere. Saranno tanti giri, un po' come i circuiti di Formula 1, noi andiamo e torniamo, quindi avranno la possibilità di vedere 7 giri, 8 giri, 10 giri in base poi alle categorie. Quindi io spero e faccio un appello a tutti i napoletani che si possano venire a divertire. Le gare sono alle 10:30 di mattina domenica e sabato
avranno la possibilità di vedere qui tutte le imbarcazioni che scendono, vanno in acqua, quindi anche tutto il prima della gara e tutto quello che è il provare e cercare di far andare più forte le imbarcazioni. Particolare sarà la prova tricolore della categoria Honda Offshore, con i piloti che si sfideranno su un gommoni da 100 cavalli messi a disposizione per le tappe campionati italiani dalla Federazione Italiana Motonautica. Il clou poi sarà rappresentato dai bolidi offshore classe 5000 insieme con lo spettacolo degli scafi Endurance S450. Emozionato il presidente del Circolo Canottieri Napoli, Achille Ventura. È un momento importante per me che provengo da questo sport, per la canottieri che pratica praticamente ininterrottamente la motonautica dal 1965, per un numero altissimo di campioni che la canottieri ha dato sia alla nazione che a livello internazionale nel campo sportivo dell'offshore, e chiaramente noi cerchiamo di fare un bello spettacolo. Dopo 5 anni, perché l'ultima gara era del 2017, ritornano le barche da corsa nel nostro golfo, ce la stiamo mettendo tutta per far divertire spettatori, piloti e organizzatori, se possibile. La realtà aumentata come strumento sempre più essenziale per medici e pazienti e le opportunità offerte dalle tecnologie innovative. Sono questi i temi al centro del convegno dal titolo L'innovazione nella protesica di anca e ginocchio, che si è tenuto nella casa di cura Salus di Battipaglia. Una giornata scientifica di grande rilievo organizzata dall'Orthopedic Research and Education Institute della società svizzera Medacta. Il dibattito si è rivelato interessante anche in virtù di un panel di partecipanti di livello nazionale. Si è parlato di accessi chirurgici mini-invasivi nella chirurgia dell'anca e dell'utilizzo di chirurgia computer assistite, della realtà aumentata per quanto riguarda la protesica del ginocchio. Molto soddisfatto il dottor Donato Notar Francesco, direttore di ortopedia e traumatologia della casa di cura Salus. La realtà aumentata è un compendio, un feedback che il chirurgo ha direttamente sul campo operatorio per impiantare la protesica di ginocchio in maniera ottimale. Nel senso che il chirurgo con la realtà aumentata riesce a calibrare perfettamente il taglio osseo della chirurgia protesica e quindi a dare alla protesi una maggiore stabilità in tutte le sue performance articolari. La realtà aumentata l'abbiamo utilizzata per primi, noi venivamo già da un'esperienza della computer navigata, quindi ci siamo trovati anche abbastanza facilitati nell'utilizzo e sono rimasto molto molto contento, ne faremo tante anche perché ci danno dei risultati post-operatori veramente eccezionali, a parte il discorso dell'allineamento e del bilanciamento legamentoso della protesi. Questa tecnologia innovativa si compone di due fasi, la creazione di un modello in 3D del ginocchio del paziente e l'intervento del chirurgo che, grazie a speciali smart glasses, visualizza in tempo reale tutte le informazioni necessarie per eseguire il planning operatorio. Proprio alla Salus di Battipaglia, a giugno scorso, è stata utilizzata per la prima volta in Campania la tecnologia della realtà aumentata per l'inserimento di protesi al ginocchio su 2 pazienti. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale. Appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.